istruzioni sull'uso delle carte meteo per la vela su Google Maps del sito meteowind.com. Allora, andiamo a vedere come funziona questo sito. Andiamo su meteowind.com, ok? Vi apparirà questa pagina d'ingresso dove sulla sinistra avremo la parte meteo dedicata, diciamo, al volo e questa a destra la parte meteo dedicata alla vela. Andiamo direttamente alla vela, la pagina di introduzione, potete andare a osservare, a verificare le carte andando o su previsioni eventi in linea meteo ad alta risoluzione meridiano centrale oppure direttamente cliccando sull'immagine centrale. Vi apparirà una carta più o meno centrata su Talamone con una rappresentazione grafica della situazione meteorologica. Inizialmente questa è dedicata ai venti. Avendo le carte su Google Maps potete avere tutte le opzioni di Google Maps, potete per esempio mettere le carte in rilievo, potete zoomare e spostare la carta sull'area di vostro interesse. Andiamo qui per esempio su Traiano Santa Marinella, potete presentare la carta su satellite anziché su colorografia. Io preferisco sempre questa mappa in rilievo. Sulla sinistra avrete l'ora a cui fa riferimento la previsione, quindi alle 4, alle 5, alle 6, alle 7, alle 8 e così via. Quindi parte dalle 4 di mattina fino alle 23 con step di un'ora. La cosa importante da considerare è che questa è l'ora UTC, quindi o del meridiano di Greenwich, per cui in situazione di ora solare in Italia dovrete aggiungere un'ora, quindi alle 4 GMT sono le 5 di mattina italiane, mentre in condizione di ora legale dovete aggiungere 2 ore. A fianco avete i parametri meteo che saranno visualizzati sulla carta, quindi vento a 10 metri, che è il vento standard, il vento a 2 metri dal suolo e il vento a 30 metri, poi la temperatura in superficie, la temperatura di rigiada, la copertura delle nubi ai bassi strati, questa può essere significativa, poi vedremo per cosa, la pioggia caduta eventualmente nell'ora precedente a cui fa riferimento l'orario indicato, e infine il CAPE che dà la probabilità di temporali e in ultimo la pressione a livello del mare. Vedete che qui siamo in una situazione tra 1022 e 1024 millibar, quindi sicuramente una situazione di alta pressione. Torniamo al vento in superficie, quindi a 10 metri, e vediamo come si usano le carte. Quindi, ammesso che vogliamo avere uno zoom, diciamo, discreto, noi dovremo confrontare il colore della carta con indicato sulla carta con i colori della scala a destra. Vedete, qui c'è una scala in nodi. Allora vedremo che, per esempio, su Riva di Traiano, no? Alle 4 di mattina è previsto un vento da nord-est che avrà circa 4 5 nodi di valore. Vedete questo verde, potete tirare la scala e confrontarla e vedete che siamo più o meno su questo verde qui. Ugualmente potremmo vedere alle 5, vedete che c'è una calma di vento, sta entrando una bolla perché il vento probabilmente sta cambiando. E vedete che qui il vento è quasi nullo perché da questo azzurro, l'azzurro sta da 0, 1, 2 nodi e così via. Andiamo alle 10, ecco qua. Vedete che verso le 10, le 11 di mattina sta entrando un sud-ovest. Abbiamo su queste carte un'opzione molto importante che è questa. Se voi in qualsiasi punto della carta andate a premere il pulsante destro del mouse per più di 2 secondi o fate un long press su un tablet, vi appare un fumetto dove avete tutto
tutti i caratteri, le caratteristiche meteo fondamentali riferite a quel punto. Ci dice questo fumetto che il vento in superficie a 2 metri, in questo caso è 210 gradi, 5 nodi, il vento a 10 metri è 213 gradi, 4 nodi, e il vento a 30 metri 25232. Vedi, questo è uno dei rarissimi casi in cui il vento diminuisce con la quota. Questo è dovuto probabilmente perché stanno entrando venti di direzione diversa. Infatti vedete che lui prevede una forte variazione di direzione, ci sono circa 40 gradi tra il vento a 2 metri e il vento a 30 metri. Andiamo a prendere una situazione un pochino più stabilizzata verso le 14, quindi sono le 3 solari in Italia, e andiamo sempre a verificare adesso in questa zona quale sarà il vento. E vedremo che adesso si è stabilizzata. Vedete che a 2 metri abbiamo un maestralino da 342 gradi, 11 nodi, a 10 metri è salito a 13 nodi e a 30 metri è salito a 14 nodi. Vedete che c'è questo gradiente in aumento. Avremo una temperatura di 17 gradi, la temperatura di Dupont e di Lugiada di 9 gradi centigradi. Avremo anche il modello meteorologico, ci dà la densità dell'atmosfera che sarà di 1.229 kg al metro cubo, una umidità relativa del 58%, una pressione atmosferica di 1022 millibar, probabilità temporali praticamente nulla. Se questo numero è sopra 1000, questo è indicato 0, allora avremo probabilità di temporali. Pioggia nell'ora precedente nulla. Nubi basse, nulla. Questi valori sono calcolati per queste coordinate 42.053 eccetera e longitudine 11.795 eccetera. Questi parametri potete averli per qualsiasi punto della carta. Vedete, questo è un'altra latitudine, più o meno il vento è lo stesso, però se andiamo, diciamo, più sotto costa, probabilmente vedete il vento ci diminuisce e cambia anche di direzione, perché il modello matematico tiene conto anche dell'orografia del suolo, per cui se noi andiamo per esempio dalle parti dell'isola del Giglio, vedremo che qua avremo un 323 gradi 6 nodi e da quest'altra parte avremo un 308 gradi 9 nodi. Vedete che c'è addirittura una previsione di 310 gradi 10 nodi, una possibilità di accelerazione. Ecco, queste sono le cose fondamentali da sapere per poter sfruttare, diciamo, queste carte interattive. Vedete che qui abbiamo la previsione per oggi con una griglia di risoluzione di 2 km, quindi molto stretta. Se volessimo lavorare in un'area più vasta, l'avremo a griglia di risoluzione più larga, quindi si parla di 6 km, e qui però arriviamo fino a parte della Sardegna e Corsica. Ecco, aspettiamo che sia caricata la carta, poi abbiamo le previsioni ugualmente per il giorno successivo, a più un giorno, a più due giorni, infine a più tre giorni. Ok. Buon vento a tutti e buona visione.